Parte in ritardo perché sono in macchina, ma parte. Anzi, adesso ritiro su il telefono. Beh, insomma, le dico la verità, Emanuele, ero dispiaciuto perché Enzo De Denaro è sempre stato carinissimo con me, ma chi rifiuta una mia intervista, un mio interrogatorio, non è più un mio amico. E mi ha detto, l'uomo giusto per te è Emanuele. E io sacramentavo, gli avrei voluto dire, ma vattene. E invece devo dire che, insomma, quando mi ha detto l'uomo giusto per te, non potevo immaginare una saga, una roba. Perché un conto è scrivere per dire, cioè, un conto è ostentare come faccio io per ingannare il tempo, per riempirmi la vita, no? Un altro conto è portare una storia all'attenzione della redazione del Messaggero che A sono in pochi come in tutti i giornali, B non hanno tempo, C non posso fargli perdere tempo, capisce? Questa è una signora storia, con anche valenze nazionali, quello che lei Putin levato dalla strada, so, le assicuro che 10 anni fa mi sarei chiesto a chi mandarla prima, a chi segnalare, fra Libero, Giornale, Avvenire, lo stesso Messaggero, il Gazzettino, il Tempo, e vabbè, lasciamo stare, il secolo XIX, vabbè. Altre cose, ecco, restiamo su Putin, quindi se non avesse fatto lo judo sarebbe finito Vabbè, male. io adesso non sono un esperto né di politica russa, di Putin in generale come uomo. Ho visto un documentario, si è sempre saputo che lui è un judoka, si è sempre saputo che ha fatto judo da sempre, però ripeto, proprio ieri mi capitava di vedere questo documentario e quindi che sottolineava questa cosa, vedendola mi ha fatto impressione perché naturalmente vedendo e avendo vissuto insomma certe situazioni in Italia, avendole viste, avendone letto, ma proprio facendo l'esempio dei più classici, dei più veri e dei più belli, che è quello di Gianni Maddaloni, poi te li ritrovi dall'altra parte del mondo tali e quali. Poi dopo naturalmente i giudizi, quelli politici, non sono io a darli e le cose di questo tipo, però naturalmente c'è una valenza educativa e una valenza, diciamo, filosofica che incide tanto, soprattutto nel judo. Senta, ma la sua famiglia, no? Senza il judo, si sarebbe disgregata, finito sulla strada anche lei, sarebbe sulla cattiva strada quella di De Andreo che piace tanto ad Andrea Scanzi? No, non credo, ci ho soltanto dato tante gioie in più, no? La gioia proprio della palestra, di viverla, di finire e andare a cena fuori tutti insieme alle 10 di sera, quei ristoranti che ti aspettano come aspettano gli attori tante volte, no? Sai che i ristoranti quando gli attori finiscono di fare teatro rimangono aperti fino alle 3 di notte e tante volte rimangono aperti pure per i maestri di judo che finiscono la lezione alle 11 e mezza. Ma poi, no? L'ho fatto, cioè, non ho chiesto del judo, sono venuto a Roma qualche anno fa e mi hanno chiuso prima della chiusura del primo canale, no? Se io girassi per i quartieri, no? O il vostro quartiere che è Alberone, ho capito bene? Sì, lì c'è l'Edera che è la palestra di famiglia, sì, esatto, però l'altra palestra ce l'abbiamo che la gestisce mio zio, che è la Borgo Prati, che è la palestra più antica di Roma, una delle palestre più antiche di Roma, insomma, del 1899. Ecco, ti dico, ma se io vado al bar, no, in quei quartieri lì, e dico di Felice Antonio, li conoscono tutti, sì, Beh, vicino alla o palestra sì, forse. assolutamente sì. Appena si entra entro un chilometro quadrato dalla palestra, probabilmente sì. Senta, una parentesi, Emanuele, cosa pensa degli Spada, dei Casamonica, delle aggressioni ai giornalisti, dei pugili pazzi? Dei pazzi come me che senza alla cieca infangano, magari, cioè parliamo di judo, andiamo su quello, visto che è romano, di Federica Angeli che in aula ha avuto coraggio, questa giornalista. Vabbè, in comune c'è solo la romanità, immagino, no? Non c'è nulla. Beh, assolutamente sì, cioè, poi neanche uguali tra l'altro. Cioè, la romanità purtroppo tante volte può essere scambiata soltanto per un accento, ma la romanità sono tante cose. La romanità è anche un modo di vivere la vita con spensieratezza e quelle persone c'hanno tutto tranne che la spensieratezza, posso dire.
Però gliela rifaccio ancora sul calcio, no? Va A bene, sì. lei, perché invece, perché va bene, io no, cioè, che io non l'abbia mai sentita vuol dire che l'italiano medio non sa chi è Emanuele Di Felice Antonio, onestamente, o Beh, sì, il no, nome, il non ne cognome, avrebbe l'italiano, motivo. mia moglie, ecco, dico, ma con tutto questo, no? Ma non vi conveniva fare i calciatori, non so, siete Roma, Roma o Lazio siete? Roma. Ecco, non le conveniva fare come Bruno Conti, che invece di giocare a baseball è diventato campione del mondo da Nettuno. Avrebbe guadagnato di più, io l'avrei conosciuta, avrebbe fatto penare per avere quest'ora di chiacchierata con lei, però ma adesso a me piace scherzare, non si può scherzare, ma. Adesso mi veniva in mente, vabbè, allora mi correggo in questo modo. Roberto Prus ha dichiarato, cioè, ha raccontato nel libro dell'amica Susanna Marcellini che ha, come me, insomma, ha avuto pensieri suicidi da controbattere, idee suicidi. Io ce l'ho perché tutta la vita, gratis, a mie spese, è bello raccontare per ore, però insomma, vabbè, lasciamo stare. Dico, ma. Non vi conveniva fare calcio, basket, cioè qualcosa di più, no? No. Ma su quello che poteva convenire o meno, la vita tante volte ti porta su delle strade che noi non possiamo vedere, però Insospettabile. è insospettabile sotto questo punto di vista. Però diciamo che quando uno è un atleta, e si vede subito questo. Cioè, quando un ragazzino ha quella coordinazione in più, che è più forte di tutti gli altri, già si vede subito, qualsiasi sport fa. Quindi, se poi uno si fosse accorto che uno era più portato magari per fare qualcos'altro. Io, ad esempio, ho fatto il pallanuotista. Non che non facessi anche judo, ogni tanto mi allenavo, però mi piaceva più fare pallanuoto. Non è che l'ho seguita, però avendo praticamente questo tipo di famiglia, avendo praticamente mio padre che seguiva tutte le competizioni, piano piano è diventata una passione gigante. È sempre stata la vita che poi si è trasformata in passione. Questo è stato un altro grande regalo che mi ha fatto, perché conoscere così profondamente una disciplina, e non lo chiamo sport in questo caso, ma una disciplina che può dare così tanto, diciamo, è stata la soddisfazione più grande. Poi io non dico che il calcio non dà niente, lo sport in generale dà tantissimo a tutti. Poi le arti marziali a loro modo, vi ripeto, soprattutto il judo dal mio punto di vista e soprattutto quello personale, ti dà tantissimo anche sotto il punto di vista di come vivere la vita. Di Felice Antonio, ma in tutto questo, no? Tutti voi, tutta la Dynasty che abbiamo raccontato, ma non come tecnici, ma come atleti, quanti hanno partecipato ad Olimpiadi? E poi invece come tecnici? Spero nessuno, No, spero nessuno, nessuno. nessuno, nessuno, nessuno. Mio zio è arrivato alla convocazione in nazionale, ma niente di più, no, Quindi Olimpiadi, mondiali ne avete fatti? no. No, 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 no. Li ho fatti, guarda, da giornalisti. Il primo nel 2004, avevo 18 anni, nel 2005. No, europei neanche, no? No, no, no. Oddio, Europei neanche, no? credo che mio zio sia stato convocato per gli europei, non me la ricordo bene, gliela dovrei chiedere a lui questa cosa qui. Non mi ricordo se per gli europei fu convocato o meno, andò, non andò, non me la ricordo Come tecnico, esattamente. suo papà era tipo Il mio papà aveva la sua palestra. come tecnico, sempre il No, non ho sentito, perdonami. Sì, ma al di là della palestra, eh? Non ho capito la domanda, No, perdonami. ha formato campioni o magari i campioni non c'erano e è una palestra importante, ma non è andato alle Olimpiadi tecnico, no? No, 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 nessuno, nessuno. Mio padre ha iniziato la palestra, l'ha avuta fino al 92, poi si è dedicato completamente al giornalismo sportivo, proprio riservato al Ah, judo. cioè, Sì, poi mentre mio zio è invece. rimasto maestro, ancora è maestro, a 70 anni ancora è maestro. Come si chiama? Danilo Di Felice Antonio. Invece, Emanuele, mi spiega come avviene la scelta della disciplina?
È un discorso fisico, un discorso tecnico. Perché uno deve fare karate piuttosto che kata? Che forse non c'entra nulla, ma glielo cito apposta. No, non Perché uno c'entra, deve c'entra. fare, cioè, come avviene la scelta, con quanto influisce la famiglia, il tecnico, la fisicità, per esempio, prima ho intervistato una libera, un libero, no? Un libero del volley femminile, Giulia Leonardi, classe 87, fatta, avevo poco spazio, poi l'ho completata e ho indugiato con l'inquadratura sui polpacci. I polpacci erano da antiestetici, cioè da grande atleta, antiestetici per i canoni di bellezza da Instagram, no? E dico, ecco, una sua interpretazione su questo, proprio la scelta, le differenze, la magia, la graduatoria in popolarità e anche in soldi. A Allora, occhio immagino che il kata sia di meno, chi non è olimpico dà meno soldi. Già ne danno poche certe discipline, a occhio, no? beh, sì, no, però comunque ad alti livelli si arriva tra i gruppi sportivi militari, comunque vada che garantiscono lo stipendio, i premi che ci sono per le varie medaglie. Comunque, se sei un atleta di alto livello che vince, diciamo che no, non è più proprio come una volta. Insomma, qualcosina si arriva. Però rispetto a come si scelga una disciplina del genere, io credo che la maggior parte delle volte derivi dal caso. La maggior parte intendo una famiglia che scopre di avere una palestra vicino casa, naturalmente deve far fare uno sport al figlio, la piscina stava a 7 km più lontana, la palestra di judo stava a 3 km più vicina. E lo so, è un discorso, diciamo, no, non bellissimo questo, però la maggior parte delle volte succede proprio questo. Poi All'interno dei vostri sport, perché uno fa la greco-romana, perché uno fa la libera e fa il judo, perché uno invece fa il taekwondo, che è un'altra cosa, e perché uno invece fa, come si chiama, lo jiu-jitsu, c'è un nome singolare, mi aiuti, ci Jiu-Jitsu. sono, ecco, citiamo tutte le discipline che fanno parte. Che non abbiamo citato tutte le discipline della federazione, no? Le No, arti no, marziali, della cosa c'è di FIRC, altro? nelle arti marziali c'è il Jiu-Jitsu, c'è l'Aikido, Ecco. poi ci sono delle arti marziali tradizionalissime, tutte italiane, che sono la Sistrumpa, che è una lotta sarda, il Liubò, che è una lotta. Vabbè, ma è un filosofo, è uno scienziato praticamente. A me piace filosofeggiare, io sono un sofista dello sport, però le cose che io ho mai sentito, meraviglia, No, 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 meraviglia, le assicuro, sono molto dal affascinato. 93, le assicuro, guardi, sul giornale di Sicilia, l'ex capo, che poi mi dava poco spazio, Guido Fiorito, ha Sì. raccontato la disciplina con i bastoni orientali, ha fatto Degli una un bella po'. mezza pagina, Sì, credo adesso non fosse proprio ricordo quello. come si chiama. E io, Emanuele, l'ho proposta agli altri giornali. Le assicuro che fino a 6 anni fa, dalla nostra chiacchierata poteva uscire un pezzo su Avvenire su questa panoramica di spot, di nomi singolari. L'ho interrotta, altri suoni, altri nomi particolari di marziali. Beh sì, allora dicevamo la Sistrumpa oltre al Liubò che è la lotta sarda. Tra l'altro c'è un aneddoto molto singolare sulla Sistrumpa, perché in Sardegna, che questa è una lotta proprio tipica della Sardegna, poi a un certo punto hanno scoperto che questa lotta si faceva pure o perlomeno molto simile, in Irlanda, e hanno fatto questo grande mondiale, che poi era un Sardegna-Irlanda probabilmente, di Sistrumpa, una decina d'anni fa, 10-15 anni fa, fu un evento particolarissimo. Poi oltre a questo c'è la Capoeira. Abbiamo dentro La sicuramente c'è capoeira, quella di Capoverde? la capoeira, sì. La capoeira, sì, e poi ci sta, non la seguiamo molto naturalmente, sono discipline affiliate alla federazione, e poi c'è il sumo, dicevamo, non vorrei dimenticarmene praticamente qualcuno, c'è il pancrazio, assolutamente, e che mi sto dimenticando, poi abbiamo il metodo globale di autodifesa, che praticamente è come una disciplina che praticamente è stata inventata dai nostri tecnici, dove si sono unite tutte le tecniche delle arti marziali che riguardano il nostro mondo, per l'autodifesa, in generale sia femminile che maschile, che è un altro ancora.
Sì, no, credo siano tutti. Se ne dimentico qualcuno, mi scuso, ma adesso mi sono venuti in mente questi. Invece a me piace sempre alleggerire ogni tanto Emanuele, ma lei ha la voce d'attore, cioè lei sta usando la voce che usa su Sky o è cavernoso così, quindi No, insomma è proprio lei questa. eh? È proprio questa. Ah sì? Sì, i miei amici su Sky, quando mi sentono su Sky, mi chiedono quanti whisky mi sono fatto, perché poi col microfono risulta anche un po' diverso, però poi in effetti no. Emanuele, le vostre discipline, no? Io non ho davanti lei, ho davanti tutti gli atleti, no? Sì. Cioè, quante donne conquistate? Siete degli, come si dice? Aspetti, non voglio. Sì, immagino siate dei formidabili amatori, voi, come si dice? Voi arti marzialisti, no? Fabio Beh, Basile. sicuramente, sicuramente. Beh, quello che si può evincere naturalmente è che hanno dei fisici naturalmente meravigliosi. Io non sono un praticante, quindi me ne tiro fuori, però naturalmente loro hanno il fisico maschile, magari di un lottatore, di un judoka, ma anche di un karateka, insomma, sono molto importanti, estremamente definiti, estremamente curati, dove ci sta tanto lavoro sopra, che non è fine all'estetica, ma che poi, sotto questi punti di vista, inevitabilmente lo diventa. Emanuele, in attesa magari di parlarne con Ilenia Scapin e le altre che abbiamo citato, no? Sì. A parità di peso, se mettiamo, se mettiamo Nello Poglio e Rosalba Forciniti al netto della differenza anagrafica, no? Uomo rispetto a donna, differenza di prestazione, per esempio, parlavo con Giulia Leonardi della Libero del Sorsizio di cui sopra. Ho chiesto di Paolo Egonu, sicuramente in A2 ci starebbe come opposto, no? Paolo Egonu, che immagino Però abbia addominali da poco. Claudio Poglio faceva lotta e E Rosalba uomo. judo. Ah, Dico, mi no, scusi. c'era un problema. No, certo. Se mettiamo due. Se mettiamo. Mi aiuti lei. Sì, con che cosa? Nel senso, Abbia un senso. confrontare Claudio Poglio con una donna della lotta? Sì, esatto. Ah, ok. Non so, io adesso. Com'è il combattimento? È come dire, inammissibile. Beh, oddio. Lei sa che intanto Il regolamento della lotta è sport. cambiato talmente tante volte che non lo saprei, sinceramente, questo. Nella lotta è un pochino complicato, anche nel judo. Però lei sa che in tante discipline mettono le staffette miste, gli sport misti, ormai ovunque per spettacolarizzare. Poi a me piace pensare che lo facciano anche un po' per incuriosire, no? Senza parlare di spogliatoi, eccetera, eccetera. Però diciamo, dunque, Forciniti cosa faceva? La lotta? Giudo, giudo. Tutto, perfetto. Chi è un grande judoka italiano medagliato? Mi aiuti. Ecco, Pino Maddaloni, ad esempio, sì. Pino Maddaloni. Prendiamo un combattimento tra Pino Maddaloni e Rosalba Forciniti, al netto della differenza di peso, di categoria. Dico, nel c'è un qualcosa, No, non riesco, comunque non riesco a l'uomo sentire la frase intera, non riesco a sentire la frase No, intera. no, dicevo, se noi ipotizziamo questo match tra Pino Maddaloni e Forciniti ed è in palio la medaglia d'oro olimpica, diciamo, mista, oppure non so, Sì. finisce, cioè, i titoli maschile e femminile sono stati assegnati. Poi c'è un incontro che non è un'esibizione, no, come nel gala del pattinaggio, ma si fa un incontro vero, si mette in palio una medaglia ulteriore rispetto alla donna. Il campione rispetto alla campionessa parte con un 30% in più, un 40% in più di forti, di tutto, un 20, un 25. Com'è il rapporto di forti? Uno, due, mentre lei ci pensa, Emanuele,
pigliamo un, a parte che parliamo di nulla, di assurdo, no? Io sono l'anti-sport, sono il nulla. Se io faccio braccio di ferro con una pallavolista, anche un libero, perdo. Però se io mi avventuro in un match con una donna, a parte che credo di rimetterci l'osso del... due campioni come rapporto e fra una campionessa e uno con la pancia, adesso sono anche dimagrito, ma una persona che ha il testosterone, per intenderci, di una donna quasi, no, che sono io, com'è il rapporto, al netto del fatto che non so le tecniche, no, evidentemente, sì, non so da che, però ecco, fra campione e campionessa com'è la disparità di forza, e fra uomo che non fa attività fisica e donna invece che l'ha fatta, com'è il rapporto di forza nelle vostre discipline? Beh, allora, siccome siamo praticamente in questo mondo dell'assurdo, insomma, diciamola così, certo, io credo, allora, questo fantomatico scontro, secondo me, così, adesso, insomma, immaginarlo com'è, lo vincerebbe Pino Maddaloni, ma non perché Rosalba sia una donna, ma perché... Ma quanti minuti, quanti sono i round, mi aiuti? Secondo me, se l'incontro, diciamo, l'incontro di 4 minuti, diciamo, sull'incontro così, diciamo che a 3 minuti e mezzo probabilmente riuscirebbe a mettere a segno il punto, che poi al quarto minuto, cioè magari un Vazzari, perché no, che è un mezzo punto, diciamo, un Vazzari che poi alla scadenza degli ultimi 30 secondi gli permetterebbe di vincere. Mentre per quanto riguarda la differenza, lei pratica ancora o è fermo? Chi? Pino Maddaloni? No, lei, Emanuele Di Ferrara. Ah, io? No. Vado solo in bicicletta, no? Non serve. Lei faceva judo, abbiamo detto. Se lei faceva judo, sì? Sì. Diciamo che una decina di volte l'anno vado in palestra ad allenarmi. Non succede più così spesso, però solitamente ci vado ogni tanto, così. Magari mi sento. Allora, se lei oggi fa un incontro con Rosalba Forceniti, io? No? Ok. Forceniti contro versus Di Felice Antonio, come finisce? Sì, questo è un incontro vero, no? Sì, paura di farle male. Un incontro vero, diciamo che una decina di secondi e sto a terra strangolato. Ok. Sì. Se invece una persona come me, che non ha mai praticato, che non è totalmente, credo sia assolutamente pericoloso, vero? Anche solo c'è anche solo una presa, un qualcosa, uno rischia di farsi male anche con una donna. No, pericoloso no, e neanche di farsi male, rischi soltanto di essere immobilizzato. Ah, ok. Sì, di